credo che oggi un paese che non investe in ricerca è un paese che è morto, ha deciso di morire, perché l'unico fattore competitivo reale è la qualità del capitale umano e delle idee in un mondo globale che cambia a questa velocità. Io mi auguro che il governo si impegni anche economicamente per sostenere maggiormente la ricerca italiana, anche perché la ricerca italiana ha dimostrato di essere una ricerca di grande qualità. In occasione del centenario dell'Unione degli Industriali di Napoli è stato programmato oggi insieme a Confindustria l'incontro sul tema Industria 4.0, la nuova rivoluzione industriale, nel polo universitario dell'Università Federico II nel complesso di San Giovanni a Teduccio. Dopo il dibattito di ieri su innovazione e lavoro, con la partecipazione fra gli altri delle start-up campane selezionate per la finale del premio Start-up promosso dal Sistema Universitario e della Ricerca, allo scopo di creare un laboratorio per una nuova modalità di pianificare e creare sviluppo, oggi al centro della discussione fra imprese, mondo della ricerca, fondi di investimento, istituzioni europee, nazionali e locali, i quattro temi decisivi per una nuova svolta dell'industria sono stati la creatività, la conoscenza, la connettività e la crescita. Questa città sta dimostrando che si può investire. Investire significa fare economia, produrre lavoro e bisogna farlo sempre di più credendo che ci sono delle opportunità concrete. In questi anni abbiamo visto una città cambiare. Siamo solo agli inizi e col mio messaggio ho voluto dimostrare che oggi a Napoli si può investire, si può fare economia, si può fare impresa, si può fare innovazione, nuova tecnologia, start-up, la città d'Europa col maggior numero di giovani, talento e creatività. Ovviamente bisogna fare in modo che anche gli investimenti che vengono fatti nella nostra città possano produrre rapidamente risultati di una migliore vivibilità, più economia che si muove, maggiori consumi e più posti di lavoro.